Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video dedicato alle build per Elden Ring. Come sapete manca meno di un mese all'uscita di Shadow of the Erdtree 3, quindi ho pensato di presentarvi due build per prepararvi al meglio per il DLC. Tutto ciò che vedrete è stato registrato in modalità New Game Plus, con il mio personaggio a livello 170, tuttavia sono perfettamente adatti anche per personaggi di livello 150, quindi tenetelo a mente durante la visione. Si tratta di due soluzioni non solo estremamente valide, ma anche incredibilmente divertenti da giocare, ideali sia per chi vuole mettersi costantemente alla prova contro i boss, sia per una normale sessione di gioco. Come prima build vi presento una combinazione con martello di Marika e scudo artiglio del drago. Questa build è davvero divertente da usare ragazzi e onestamente è diventata la mia preferita proprio grazie all'abilità della cenere di guerra sfondamento dorato del martello di Marika, che è assolutamente straordinaria. Il martello scala molto bene con forza e fede, permettendovi di infliggere una notevole quantità di danni. Inoltre, il set di mosse del martello è eccellente per rompere le posizioni nemiche, infliggere danni significativi e generare danni sacri. Sebbene si possa argomentare che i danni sacri perdano efficacia nelle fasi finali del gioco, fino a quel punto restano una scelta molto valida, anche se non sono potenti quanto i danni da sanguinamento o simili. Questa build offre una vasta gamma di buff e include l'uso dello scudo artiglio del drago, che consente di eseguire potenti colpi e ottenere ottimi danni con i contrattacchi di guardia, stordendo i nemici e permettendo colpi critici. Giocare con questa build è stato estremamente gratificante. È ben bilanciata, infligge danni considerevoli e incarna perfettamente lo spirito del paladino in Elden Ring. Tuttavia c'è un aspetto importante da considerare, il tempo di caricamento significativo dell'abilità cenere di guerra del martello, oltre ad un breve tempo di recupero dopo l'attivazione. Se l'abilità non stordisce immediatamente il nemico, potreste essere vulnerabili agli attacchi, pertanto è necessario essere consapevoli che con questa build si scambierà qualche danno. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come è composto questo setup. Per quanto riguarda le armi, utilizzeremo appunto il potente martello di Marika. A completamento impiegheremo lo scudo artiglio del drago, che non solo offre una difesa solida ma consente anche di eseguire colpi di scudo efficaci e contrattacchi di guardia potenti. L'armatura è a vostra discrezione, ma per questa build vi consiglio una combinazione che offra un buon equilibrio tra difesa e estetica. Utilizzeremo il grande elmo, l'armatura da cavaliere del sacro albero, i guanti d'arme dell'onniscienza e gli schinieri a scaglie. Questa configurazione non solo fornisce una buona protezione, ma rispetta anche il tema del paladino. Per massimizzare l'efficacia della nostra build utilizzeremo i seguenti talismani. L'arsenale del grande vaso, che aumenta la capacità di equipaggiamento, permettendoci di indossare armature più pesanti senza compromettere la mobilità. L'amuleto dello scorpione sacro, che incrementa i danni sacri inflitti. Il talismano spada curva, che migliora i danni dei contrattacchi di guardia, essenziale per sfruttare al meglio il nostro scudo. E il frammento di Alexander, che aumenta il danno delle abilità ceneri di guerra. L'ampolla del balsamo gioca un ruolo cruciale nel potenziamento temporaneo delle nostre abilità. Avremo la lacrima spezzata del velo sacro, che aumenta i danni sacri per un periodo di tempo. E la lacrima di cristallo nodulo fede, che incrementa temporaneamente la fede migliorando l'efficacia dei nostri incantesimi e abilità basate sulla fede. Per quanto riguarda gli incantesimi utilizzati in questa build, sono principalmente di supporto, pensati per potenziare le nostre capacità offensive e difensive. Fiamma donami forza, aumenta i danni fisici e da fuoco. Voto aureo, potenzia l'attacco e la difesa, in alternativa potreste adoperare l'ululato di Shabriri se non vi dispiace subire più danni in cambio di un notevole incremento del danno inflitto. Cura urgente, fornisce una rapida guarigione in situazioni critiche. E benedizione dell'albero madre, un incantesimo di supporto che aumenta la rigenerazione della salute nel tempo. È importante notare che non tutti questi buff si accumulano tra loro, quindi pianificate con attenzione la vostra strategia. In sintesi, questa build non solo è potente e versatile, ma incarna perfettamente, come avevamo già detto, l'idea del paladino in Elden Ring. Sebbene richieda attenzione e una gestione strategica dei tempi di attacco e difesa, i numerosi buff disponibili compensano ampiamente questa necessità, rendendola un'ottima scelta sia per il gioco principale che per i contenuti nel futuro DLC. Passiamo ora senza indugi alla seconda build, il paladino con doppia alabarda. Questa configurazione per il paladino è una scelta eminentemente orientata al combattimento corpo a corpo, sfruttando l'uso simultaneo di due alabarde. Il set di mosse disponibili con questa combinazione è straordinario, offrendo una versatilità eccezionale in combattimento.
Tuttavia è importante sottolineare che questa non è una build pensata per il New Game Plus, poiché le due alabarde utilizzate sono diverse tra loro. In particolare impiegheremo la alabarda nera del Gargoyle e la alabarda dorata. Entrambe queste armi sono note per infliggere una quantità notevole di danni fisici, rendendo il paladino un avversario temibile in qualsiasi battaglia. La scelta delle due alabarde non è casuale, ciascuna di esse porta con sé caratteristiche uniche che, combinate, offrono un equilibrio perfetto tra potenza e versatilità. L'alabarda nera del Gargoyle si distingue per la sua capacità di infliggere danni significativi e per la sua robustezza, mentre l'alabarda dorata aggiunge un tocco di eleganza e potenza divina, caratteristiche tipiche di un paladino. La nostra arma principale sarà appunto l'alabarda nera del Gargoyle, equipaggiata con l'abilità Taglio Roteante. Questa abilità permette di eseguire attacchi roteanti devastanti, ideali per infliggere danni elevati ai nemici circostanti. Come seconda arma utilizzeremo l'alabarda dorata, nota per la sua abilità intrinseca Voto Aureo, che aumenta sia l'attacco che la difesa. Per la nostra armatura sceglieremo un set che bilancia bene protezione e stile: l'elmo della sentinella dell'albero, l'armatura del cavaliere di Leyndell, i guanti del marcescente e gli schinieri draconici. Per potenziare ulteriormente le nostre capacità in combattimento utilizzeremo i seguenti talismani: il frammento di Alexandre, come abbiamo visto prima, aumenta il danno delle ceneri di guerra, rendendo il nostro taglio roteante ancora più devastante. Il talismano artiglio, che migliora i danni degli attacchi in salto, utili per attacchi a sorpresa e schivate offensive. Il talismano ascia, incrementa i danni degli attacchi caricati, ideali per colpi potenti e letali. E, come sempre, arsenale del grande vaso, che aumenta la capacità di equipaggiamento. Con l'ampolla del balsamo avremo sempre il connubio di Lacrima spezzata del velo sacro e Lacrima di cristallo nodulo fede. Infine, utilizzeremo due incantesimi chiave per potenziare ulteriormente le nostre capacità in battaglia. Fiamma donami forza, che aumenterà i danni fisici e da fuoco, perfetto per intensificare l'impatto dei nostri attacchi. E il voto aureo, che aumenta sia l'attacco che la difesa, rendendoci non solo più forti, ma anche più resistenti in combattimento. Questa build si concentra esclusivamente sul combattimento corpo a corpo, sfruttando la potenza delle due alabarde per infliggere sia danni fisici che danni sacri. Non prevede l'uso di incantesimi offensivi, poiché l'obiettivo principale è massimizzare i danni attraverso le abilità delle armi e i buff. Per concludere, questa build da paladino con doppia alabarda è perfetta per chi desidera un approccio di gioco puramente corpo a corpo, senza preoccuparsi troppo degli incantesimi offensivi. La combinazione di forza e fede rende questa build estremamente potente, in grado di affrontare con successo sia i boss che i nemici ordinari. E con questo, ragazzi, il video di questo binomio di build dedicate a forza e fede finisce qui. Io come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima con nuovi video dedicati alle build che spero di portare prima dell'uscita di Shadow of the Erd Tree. Se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bel like ed iscrivervi al canale. Ciao a tutti, ragazzi!